Morning. Anzi, good evening. Ciao cari. Ciao, buonasera. Mi metto gli occhiali per leggervi. Dici che gli è presa questa. Ciao. E fa una cosa in diretta. Ciao. Deve essere che sta male. No. Bene, aspetta. How can I put the and this one and this? Wait a moment, please. Are you there? Perché ci ho attaccato sta roba. Leviamo questo, vediamo che succede. No, un disastro. No, ci siamo, dai. Così posso girarvi e farvi vedere delle cose. Siamo rosa. C'ho gli occhiali per leggervi meglio. Ciao cari! Dici che cazzo ci stai a fare qua? Boh, così, non lo so. Oggi così. Oggi mi è preso così. Allora, comincio a dire che questo è il posto dove sono stata nell'ultimo mese. Sì, nell'ultimo mese sono stata qua. Aspetta che adesso ho fatto fatica a piazzare il telefono e mo lo ripiazzo qui a sto pianoforte, a sto microfono, con sti occhialacci. Mamma mia. E davanti a sto computer. Buonasera cari, vi chiamo perché in questa domenica è domenica, fammi vedere sul computer, sì, è domenica 4 ottobre. Domenica 4 ottobre io ho bisogno di un'opinione da voi, riguardo una canzone che non posso svelare, però diciamo che, come dire, cioè vorrei qualche opinione su qualche elemento di questa canzone, perché io sono in crisi. Adesso che succede? Non funziona il mouse, ah no, ecco. No, facciamomela S, salviamo la sessione, sto aperta adesso. Apriamo un'altra, Open Recent. What? Anzi no, vi faccio sentire quest'altra cosa. Non riesco a reggervi. Perché cavolo non riesco a leggervi? Ah, ora sì, spara. No, martedì, sentiamo, ah, curiosa. Pigliamola così. Allora, no, allora, la premessa è questa. Cioè, mi è volato, l'avete visto dall'ultimo posto, il settembre io non l'ho visto. Cioè, è andato, proprio totalmente andato. Cioè, sono arrivata qua che c'avevo il costume da bagno, a Firenze, a casa, e in un attimo mi sono ritrovata ad ottobre, dove io ho corso dietro a un'emozione, fondamentalmente una sola, perché le altre le avevo già risolte, ma ce n'era una che era irrisolta. Sai quando ti capita, porca puttana, porca puttanazza, che ci sono quei pezzi che c'hanno dentro una cazzo di scintilla, che dici, ma dove vuoi andare te? Dove vuoi andare? E mi è capitato poche volte nella vita, forse un'altra volta, però con non buone premesse, un pezzo non è mai uscito alla fine, che però aveva dentro di sé un'emozione fortissima. Non è mai uscito perché? Mo' ve lo spiego tecnicamente perché non è mai uscito, assieme ad altre cose. Non è mai uscito perché intendeva essere un pezzo che in qualche maniera aveva un'emozione che doveva essere accompagnata in maniera graduale da un arrangiamento, no? E però questa tipologia di emozione non è un'emozione che si usa più. Dici, che cazzo vuol dire non si usa più? Non si usa più, è vero, perché il mondo va in una certa, come dire, direzione musicale, dove
un batterista che accompagna, prima un po' più piano, poi meno un po' di più, poi fai crescendi, decresci, cresci. Non so cose che più si usano. E allora quando ti arriva un'emozione di questo tipo che invece ha bisogno di un pathos, di un afflato, non so che cazzo fare. Quindi fondamentalmente ti ritrovi di fronte a delle cose che dici, cioè, cazzo, ma senti qua che, minchia, che roba emotivamente parlando, e poi dopo non sai come renderla in una maniera attuale perché è un linguaggio che non si usa più. Perché mettete, che cazzo ne so, le emozioni degli Imagine Dragons, boh, così, che sono gli unici maschi che riescono a cantare delle cose estremamente d'amore, pop, proprio estremamente, però lui c'ha una voce che pop non pare, capito? C'ha una voce aggressiva, incredibilmente power rock, e dietro c'è sto batterista, non so se è un batterista vero, sono delle programmazioni, anyway, c'è sto ba che la mena in una maniera incredibile, tu c'ha. Quindi io in questo momento, quando uno fa per tutto un pezzo, tu c'ha, eccetera, a un certo punto però dice, allora, e le emozioni, i cambi di piano, chi li dà? Li dà qualcun altro. Chi li dà? I vuoti e pieni. Semplicemente qua c'è qualcuno, qua non c'è più qualcuno che suona. Vi sto facendo un pippone. I know, è un pippone. Quindi mi fermo. Adesso vado a un. Io ti amo, sì, che mi ami. Ma ascoltati Poets of the Fall. Poets of the Fall. I poeti dell'autunno. Scusami, li cerco subito, guarda. Poets. On the fall, of the fall. Ok, presi. Sto ascoltando i Poets of the Fall. Fammi vedere un attimo. Se andiamo sulla visualizzazione di Spotify, non è una roba che mi piace molto, però vado. Cioè, dico, cioè, non è detto. Sto sentendo Carnival of Rust. Vediamo tu che mi hai consigliato questi Poets of the Fall. Chi sarebbero? Intanto sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceffi. Aspetta, cambio visuale. Eccoli. Non li conoscevo. Rigiriamo la storia qua. Vabbè, ancient style, voglio dire, gli emotivi. Capisco subito che stanno andando a parlare sulla roba rock, però accompagnamento classico, cabasina con Charleston, chitarrina acustica, vediamo in che modo mi possono ispirare questi qua. Aspetta, che ho accese anche le cuffie. Ho capito. Quindi il tizio che mi ha detto ascoltati i Poets of the Fall sta dicendo che mi vede rock. Mi vedete rock? Questa è pura potenza. Sei tu che hai detto. Vabbè, tu, ok, Alessio Boni, sì, è pure potenza. Sì, c'hanno una. Non nella voce, però, perché la voce rimane lì ferma dov'è, invece cambia un arrangiamento dietro, se hai notato. Allora, tu puoi scrivere un pezzo per me? Sì, ok, vabbè. Però questo vuol dire che qualcuno che mi sta seguendo qua ha detto, cazzo, questa qua è rock. È da un po' che sono dentro questo dilemma.
Rock. Rock o non rock? Intanto vi leggo, quindi c'ho le pause. Saluto da Scorrano, ciao. Allora, tu sei rock, pentagrammina. Are you sure? Che cazzo vuol dire rock? Io sono rock nella libertà, nel senso della libertà del rock, che non mi sento costretta in nessun canone espressivo, di qualsiasi tipo di espressione si parli. Però, qualsiasi tipo di espressione si parli, però, insomma, anche quella musicale, inclusa quella musicale. Quindi forse in questo sono rock. Però forse dentro non lo sono proprio del tutto. I don't know. Scrivi canzoni eccezionali. Ascolta Citizen Soldier, ok? Citizen Soldier. No, questa magari la so già però invece. Vediamo. Proviamo. Ah, i Citizen Soldier. E quale cacchio di canzone? Proviamo, Lady Bird. Anche questi sono 1, 2, 3, 4, 5 brutti scelti. Ma ragazzi, questa è la serata, la diretta del rock. Cioè, fatemi capire. Sì, fatemi capire, questa è la diretta del rock. Cioè, guarda sti ceffi qua. Cazzo. Aspetta, 1, 2, 3, 4 e 5. Namo, vediamo sti ceffi che mi dicono. Che forma usano. Let's go, let it burn. Lascia che bruci. E ciao, ancora questa chitarra. E allora io dovrei fare al piano. Se sente il piano, aspetta che apro una session con il piano. Piano, 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 in rec. Questo, ok. E ciao, non si sente manco. Dentro al mio linguaggio, io parto con un pezzo così, dici rock. Aia. Beh, sì, rock. Ta 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 ta, 1 2 3 4 1 2 3 4, bello rock. Niente delle robe un po' più storte che mi garbano, perché se fosse taran, tata, 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 tipo, quindi tipo capito? Aia, cacchio, sto smontando il microfono. Fosse così, a me mi intripperebbe di più, perché quando sento l'arpeggino mi scalano un po' le palle, nel senso dico, ok, quante volte l'ho sentito l'arpeggino? Che mi fai di differenza tra te e gli altri? E vabbè, e comunque. Quindi. Mo compongo un pezzo, in diretta. Sai quando componi che usi il finto inglese? E poi non mi ricordo più il ritornello, perché sono fatta così. Vado a istinto. Cioè, mi dai una roba, prendo, suono. Poi mi sono scordata che cazzo ho fatto, da che parte ho cominciato.
Comunque il pezzo non l'ho ancora sentito. Fammi vedere. Mo' vi ho persi. Fare lezioni di musica con me sarebbe figo. Find me King of Leon. Find me King of Leon. Ok, il prossimo. King of Leon. Aspetta, però devo sentire sto Lady Bird. Andiamo su Lady Bird. Quindi Massacro Rock. And ma la vedete la, qual è la differenza tra me e quelli che mi avete suggerito di sentire sti pezzi? Tra me e questi c'è una fascia e c'è il sesso, cazzo, che non è una differenza da poco nella credibilità, perché ricordatevi sempre che le donne purtroppo stanno un passo sotto. Cioè, capisce, sono i maschi che sono più credibili a fare sta cosa, che dall'altro, c'è, capito, sono anche più violenti. Lady Bird! Io mi immagino che farà così nel ritornello, perché non lo so, il titolo è Lady Bird. Lady Bird, Lady Bird, Lady Bird, Lady Bird, per esempio. Vediamo come fa invece il ritornello, veramente. No, questi sono, posso dire, sono una deviazione del rock. Perché, nonostante tu mi usi delle chitarre elettriche così, e la batteria così, però tu stai facendo un ritornello che fa. Adesso ve lo canto con la voce di una pop star. Immaginatevi, è la stessa cosa, solo che cosa cazzo cambia? E qui arrivo al punto focale del motivo per cui ho fatto sta diretta. Che non cambia un cazzo, cioè cambia il vestito, solo il vestito. È la stessa melodia stra pop dal mio punto di vista, una fatta rock, questi sono i Citizen Soldier, e l'altra fatta pop con una vocetta più medio alta, eccetera. Quindi io essenzialmente sono una cantautrice, sì, quindi abbastanza libera come cantautrice. A questo punto vi faccio sentire due batterie e mi dite quale you prefer. Allora, partiamo da una. Aspetta. No, c'ho il sugo. C'ho il sugo in cucina. Mo cazzo, devo andare un attimo in cucina. Aspettate un attimo perché sento squillare il timer. Fermi, fermi tutti. Porca vacca, speriamo che mi resista la. Aspetta, aspetta, che nessuno sa che sto in diretta. Sta fischiando, che devo fare? Niente, faccio io, caro. Sono in diretta. Levati, va, che sei in condizioni pietose. Oh! Andiamo! Non ha capito. Allora, here we are. Wait a moment, please. Sto facendo una cosa alla vecchia. State buono qua. No, non si sta buono qua. Qua così. Timer. Fermi tutti. Fatemi vedere qua. Ah, padella. Non male, dai. Posso mettere... Il sugo,
facendo oggi veramente una cosa che io odio fare, che è il sugo, eh? Cosa? Cosa c'è? Vieni, andate sì. Aspetta un attimo, devo parlare in segreto un secondo. Who cares? Allora, anyway, no niente, ho dovuto spiegare una cosa in segreto. Potrei suonare, ma non so che cazzo suonare. Che vuoi? Ma allora mi è venuto a chiedere il mio consorte qua, coinquilino. Consorte lo dice a tua madre, dice lui. Coinquilino qua dice. C'ho un cazzo di coinquilino. Ma non sei vicino di casa, sei dentro la casa. No, sì, in un angolino. Eh? In un angolino con la propria entrata, quindi come i cani. Come i cani, fai un angolo tuo. Allora, sto facendo una cosa che io non faccio mai. Il sugo. Il sugo. Non è una cosa che posso fare. Perché è noiosa, non inventi un cazzo, di niente. Il sugo muore da solo, cioè chiunque lo fa. Sì, vabbè, non quello fresco, quello con la carne, quello, come si dice, quello... Ma già che siamo qua, beviamoci un bicchiere di vino, no? Allora, il sugo, diciamo, ecco, è una cosa che odio fare perché non mi gratifica, perché a me piace inventarmi delle cose alla cucina. Anche lì, ah, Manuela, se non ti inventi qualcosa di particolare non sei soddisfatta, sei una grandissima cacaminchia. Manuela, ma che palle, ma un po' di monotonia, non va bene Manuela? No, Manuela? Non va bene Manuela? No, no, sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che non ti aspetti, eh? Perché non si aspettano manco gli altri, già che ho aperto la porta del frigo, guarda come vengo illuminata da questa porta. E chi c'hai là dentro? Ah, si vede tutto ciò che c'è nel frigo. Cazzo, ma oggi la rete mi sta dando tregua qua, sulla collina, eppur piove, c'è tempaccio di me. Metropia, cioè pare che sia sta cazzo ipermetropia che rompe i coglioni. Quindi l'ipermetropia che comunque è anche fatto di tu, o ti operi ora, oppure quindi io prendo. Prendiamo, mo fra un po' vi rileggerò. Siamo ritornati? Nel frattempo ho messo il timer. Mi sto muovendo. Non mi sentite camminare perché? Oh, minchia cazzo, questo è uno spettacolo. Faccio tutta una diretta da qui, così.
Allora, aspetta, che poi è venuta la cazzo di idea della Madonna. Aspetta un attimo. Adesso faccio un video così. Con giochi di luce. Lo so, sembra una pazza, sto scherzando, dai. Cioè, devo divertirmi un pochino. Che fai? Smetti di credere alla tua luna piccola, perché sorge il sole lassù. Smetti, 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 smetti di credere al sole, al cielo blu. E dare sempre il meglio che hai. Ma guarda, guarda all'orizzonte. Il sole nasce e muore per te. Festeggeremo il suo tramonto. Oh, è un altro giorno sulla terra. Io e te. Cazzo, si può fare un video così? Porca, a essere più smart, hai capito? A essere più smart. Ci andiamo alla luce qua perché cazzo arriviamo proprio morti. Aspetta, sto sbagliando. No, quella che voglio accendere non si accende da qua. Ah, sembra che entro in casa per la prima volta. Da qua. Nine. Volevo accendere questa, l'opera di Marco Lodola. Che lui mi vede così, come una Winnie the Pooh al pianoforte. M'ha visto così, a una certa, quando c'avevo i capelli corti. Let's close the door. Close the door and left me blind by the go down me. Although I search myself, it's always someone else I see. Just allow a fragment of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down. Oh, wow, che canzone, cazzo! Ladies and gentlemen, Mr. Elton John! Yeah, there we are now. Again. Vabbè, cosa mi ha ispirato quella canzone? Vabbè, ragazzi, io non vi sto leggendo di ma ti droghi. No, stronzo! O stronza, perché non capisco. Che cazzo dici? Dimmi che anche tu non canti ogni tanto, non fai il coglione in casa. O quando vedi una roba non ti metti a scherzare, cioè ho visto una lucetta così, quella delle scale, non l'avevo mai vista, si poteva fare un era un'idea di video. Guarda che la fantasia può venire da ogni movimento di ogni singolo medesimo uguale giorno di merda al precedente. Basta avere fantasia. Guarda me che sto in casa chiusa quando non vado in tournée. E qua prima di vedere una cazzo di tournée ce ne vorrà veramente un miracolo. Perché qua, raga, siamo messi una merda ancora. Perché comunque non sono in grado di dirci niente, meno, più forte, no, è solo perché usiamo le mascherine, no, mo i vecchi stanno a casa, stanno tutelando, noi giovani invece, cioè i giovani invece escono, si pigliano il qua, comunque, ci maffe, ci me fu du passé. Vabbè, io pure suono, bene, sì, no, dico, bisogna avere fantasia. Soprattutto quando sei chiuso dentro un posto. Allora, volevo farvi sentire due batterie e così termino questa storia.
La tua voce si può intonare su qualsiasi genere musicale. No, e questo non va bene perché io dovrei sceglierne uno, ma. Anna. Due batterie. Vado. Musica. Logic. Logic 10. Anno 2020. What the fuck? Where the fuck is this? Ok. Bounce. No, non sta qui la batteria. La batteria è qua, penso. Vai. Vi mando la batteria. Senti, allora, adesso. Ah, intanto sceglierai la batteria che ancora non c'è. Porca troia, chi ha scritto questa cosa che sei già sparito? No, aspetta, posso andare indietro? Idiota. Pentagrammina. Intanto, tanto volevi dire. Sceglierai la batteria che ancora non c'è. E cazzo. Guarda, pentagrammina, con questa frase mi stai ammazzando. Cioè, perché tu pensi che io pensi, che è vero, che ci sono altre possibilità ancora inesplorate. Però mi voglio dare un limite, capito? Cioè, io ho esplorato che su questa tipologia di scrittura, di questo pezzo, mi sta martorizzando da un mese, ci possono essere due tipi di batterie, non di più. Almeno, penso. Che possono anche guidare, pentagrammina, possono anche guidare la scrittura. Perché se tu cominci a immaginarti sotto un ritmo, allora, faccio sentire la prima batteria. Forza. Poi, avete sentito sta prima? Idee? 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 Cioè, dipende che feeling vuoi dargli al pezzo. Cazzi, anche questa è una bella osservazione. Che cosa c'ha nell'anima la scrittura di questa canzone? C'ha nell'anima tu, tu cia, tu, tu cia, che può essere preso come tu, tu cia, tu, tu cia, tu, tu cia, tu, tu cia, oppure tu, tu cia, tu, tu cia, tu, tu cia. Hai capito? Perché la stessa batteria, seppur suonata in maniera violenta come questa, in maniera aggressiva come si fa oggi, in realtà. Ci puoi scrivere sopra due cose totalmente opposte. Se io la rimetto, aspetta, vado. Faccio una cosa che invece si muove diversamente sugli accordi. Idiota questa batteria, scherzosa, da che poteva essere pesante fare tan 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 tan, tan diventa immediatamente idiota. E chi decide se questa batteria deve avere un valore idiota o un valore peso? No, no, pure idiota, idiota, ho usato la parola sbagliata, leggera, capito? A seconda di come cambi gli accordi sotto, tan, tan, tan.
E li cambi con l'anticipo, che 1, 2, 3, ta, tum, ta, 3, 4, 1, 2, 3, ta, tum, ta. Cambi, se cambi gli accordi così diventa tutto. E diventa immediatamente, che cazzo ne so, una cosa leggerina, allegrina, cioè ballabilina, capito? Una cosa friendly. Invece, se gli suoni su una roba in ottavi, ta 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 ti ta tu ta ta tu tatto, diventa una batteria rock, che nelle sue fondamenta nasce dal rock, però nella interpretazione gli si può dare anche oggi non è rock. Fai decidere a Gigi, sta minchia. Anche Gigi non lo sa. E quindi questa cosa più, questa allegrezza. Allora, e mo vi dico la cosa fondamentale. Questo tipo di batteria che è rock. Lo so che non ci capita un cazzo, perché non ci capita un cazzo se non siete dei musicisti. Però questo tipo di batteria che è rock, ai tempi moderni, ora, nowadays, sta batteria non viene mai usata con l'antico senso del rock. Mai, 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 mai. Viene sempre abbinata a delle cose che hanno un sapore più leggero. Perché non ho capito perché, forse perché per distinguersi dall'origine di un accompagnamento di questo tipo, perché questa batteria nasce rock, no? A un certo punto è stata per anni una cosa rock, a un certo punto è diventata una cosa che poteva essere trasformata, usare quel tipo di violenza, ma usando degli accordi differenti, farla easy. Cioè, easy listening, cioè, capito? Non una cosa come rock dove ti devi impegnare, sentire, fare, eccetera. Quindi attualmente non è usata come rock, però io la volevo usare come rock. Instead, non si usa adesso. E quindi se io facessi una roba così, tu, tu, cia, tu, tu, cia, tu, tu, con una roba sotto rock, sembro degli anni 80, totale. Proprio, vabbè. Quindi ho preso, cioè, un'altra batteria che però al momento è al BPM sbagliato, almeno, aspetta, a meno che io non apro un attimo un'altra session, aspettate un attimo, apro un'altra session, che cazzo sto facendo? Fai, open recent. This one. Apro questa, close, save questa qua. Sto aprendo, fregatene. E abbiamo una cosa dovrò scegliere. Cazzo. Si usa la 808, lo so, della Roland. Lo so, anche lo so, in alcuni casi, in alcuni pezzi, pure io l'ho usata. Allora, vediamo. No, it's not this one. Perché non è questa? Aspetta, giriamo, se no sembra che sto parlando da sola. Non è questa. Non è questa, perché non è più. No. Open recent. Vado. Questa. Close and don't save. Sì, si è aperta, adesso vediamo se riesco a mettere in solo, perché delle 8.000 tracce, guardate qua come cazzo sto messa. Questo è l'inizio della. Messa una merda, c'ho 79 tracce per un cazzo di provino. Una merda. Allora, dov'è la batteria in stem? Dov'è la batteria in stem? Please tell me. Oh, eccola. Forse ce la faccio. Aspetta, vai.
preferisce la prima, qualcun altro molto meglio. Forse la prima è meglio. Ascolta i Queen. Che cazzo pensi che mi voglio ascoltare? Tun tun cha! E sono loro nella forma più elevata di quel tun tun cha, ma tun tun cha è la cosa più rock che esista. Tun tun cha è veramente la cosa più rock che esista. È più ferma, perché fa meno ballare, perché è piantata questa roba. È ferma. Non ci comisco una mazza, ma è figo. Ok, Queen. Queen. Io le amo entrambe. Questa è tutto uguale. Quella di prima era più modulabile. Ok, questo è vero. E invece quest'altra... La prima è senza anima, dice una. Questa è molto più rockettara, questo è vero. La seconda è più rock, questo è vero. Meglio questa, non lo so. Anche Michael Jackson, vabbè, ok. La prima la sento più dolce. Infatti è più delicata. È più, capito, ritmata, così, un po' più easy. Quindi non sarà una ballad. No, è invece lì che ti sbagli. No, vabbè, le mie ballad hanno sempre un sapore. Quindi non ho capito, c'è parte di gente che vede questa più rocchettare. E ha ragione. Canta senza base. Magari. Sai quanti problemi. Mi leverei. Piano, voce, fine della vicenda. Poi ti presenti in radio con un pezzo piano e voce e dicono, vabbè, ok, ma sei Adele? Perché se un sei Adele, anche no, grazie, cara. Vabbè. Che vi devo fare? I promise che un giorno continuerò questa discussione, magari, oppure scomparirò dal web come nell'ultimo mese. Who knows? Dipende da quanto mi sentirò libera di essere o non essere. Anyway. Mo sì che sembro punk con la frangia lì in su. Aspetta, fammi mettere la cazzo di frangia lì in su. Oh, what the fuck? What the duck, dai. Look, niente, così, anni 80. One day or another, I'm gonna get ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One day or another. Si mantiene abbastanza anche in piedi sta cazzo di frangia. Fatemi leggere. Sei romana? No, non sono romana. Imito. Fedeli a se stessi, ho capito. Ma chi è se stessi? Non sono mica quella di 10 anni fa, quella di 5 anni fa. Who knows? Celtic rock? Lo dice uno, forza il Celtic rock. Depeche, scrive uno, fico anche, sì. E lì è il film che ti ricorda i Depeche Mode. Vai di prima, uno dice la prima. Vabbè, ma non c'ho un cazzo di... Ah, posso fare una story con il voto. Cioè, tipo, cazzo... Cioè, metto le due batterie e chiedo di votare. Facciamo così, dai. Vorrei tanto farvi sentire lo spunto iniziale per cui mi sto distruggendo mentalmente, però I cannot. Allora, a questo punto faccio un... vi saluto. È stata una diretta carina, inaspettata, simpatica. What do you think about it? Democrazia. Vai, io... Difficile da dire senza il resto me lo dice, dice uno, sì, è vero. Allora, niente, e a questo punto vi saluto perché sono stata tanto... Sarebbe meglio che mi facessi venire una cazzo di idea. E se ci fosse davvero, come dice Pentagrammina, una terza opzione non ancora vagliata,
Che cosa faremmo? Non c'è. Sono stata un mese su sta cosa. Non c'è. Sono improduttiva. Non posso stare un mese su una cosa. Per quanto mi chiami, per quanto mi aggredisca questa emozione, non lo so. I don't know. Anyway, paperi. Io vi... La cover di Sarcina mo esce, pare l'8, no? Che giorno è, Steve, quella cosa con la Kellogg's? Credo l'8 dovrebbe uscire. L'ho registrata. Oggi, proprio oggi. Poi ve la faccio... Ve la metto su IGTV fra un po', dai. Ragazzi, la batteria è ancora più soft. Non l'ho fatta. Dai che ce la fai. Greek rock. Rock greco. Amanda, di Amanda Galas. Il rock greco di Amanda Galas, cazzo. Quel disco con John Paul Jones. Ciao. Proprio. Ciao Ninni, proprio. Ciao Ninni, ciao Ninni, ciao Ninni. Vi voglio bene. Io molto spesso mi rinchiudo in questa stanzina dove mi vedete. Comincio a sognare. Poi comincio a disperarmi, poi ricomincio a sognare. È quell'alternanza di fasi che si deve accettare di questo mestiere, e dove riparti sempre da capo, e dove sono tutti degli psicolabili proprio per questo motivo. Ma solo che non lo si fa vedere. Tranne la sottoscritta che poi si piglia. Ma stai bene. Scusa, ma stai bene. Non devo stare. Che devo fare la santona? Adesso. Provo a farla. Provo a fare la santona. Vediamo se ci riesco perché non ce la posso fare. Sai, l'artista. Innanzitutto non si deve riprendere da sola. Oppure sì, boh, non lo so, dipende. Hey guys, the Beyoncé. Oh Beyoncé. Hi. Aspetta, tette. Ripresa da sotto. Aspetta. Ripresa da sotto. Non c'ho il reggiseno, questo è tutto. Una prima, ma tosta. Quindi. Hi guys, and let's sing for you tonight. Ah, proprio per parlo così perché. No, dovrei dirlo in italiano per vedere se è credibile, cazzo. Allora. Non sto imitando Beyoncé, sto cercando di tirarmela. Vediamo se riesco. Ciao ragazzi. Ho deciso che stasera ho voglia di suonare. Di emozionarmi con voi. Perché la musica è solo condivisione. E ci state mancando tanto in questo periodo. Per cui vorrei suonare qualcosa per voi. O magari fare quattro chiacchiere. Ci state? Non ce la faccio proprio, non ce la faccio. Perché la musica. Adesso faccio Alicia Keys, no? Aspetta, faccio Alicia Keys, però a fare Alicia Keys bisogna struccarsi. Puoi stare sempre un po' con una cosa così bassa. Perché io penso che tutto quello che abbiamo dentro è qualcosa che ha un valore che non si può nemmeno stimare, lontanamente stimare. La forza è con noi, ragazzi, con noi tutti. E io non posso che ringraziarvi, e non posso che ringraziare il Signore e tutti voi per gioire di questa vita. Vabbè, dai. Vabbè, oh, c'è chi la butta tutta sulla. Ma perché è lui così, cioè è lei in questo caso. Cioè è proprio lei che la sente così la cazzo di vita. Ma beata lei che la sente così. È una figata, cazzo, sentire l'energia, il senso d'appartenenza, sentire solo il bene che ti dà il mondo e le persone. E cazzo, è una conquista anche, nella vita, riuscire a sentirla così. Non è facile e io non la sento così. Non la sento così, sono un po' più travagliata. Comunque in questo travaglio,
Io vi saluto. Vi dico ciao. La forza nel tuo culo. Sarà buddista lei? No. Non lei, cazzo. Nemmeno io, però io mi sono molto appassionata della parte buddanica. Dai. Ah, rivoluzione umana, scrive uno. Dai, vi voglio salutare, però non vi voglio salutare. Che strano. Cioè, in realtà mi sento che sto facendo un po' la cogliona adesso, capito? Cioè, dici che sto al telefono 8000 ore. Cioè, capito? A una certa chiudi. No. A una certa chiuda. Oppure una maschera. Potrebbe essere una maschera, sempre il discorso di prima. Va bene, vi saluto davvero. E spero di vederci presto. Who knows? Vediamo, dai. Vediamo. Comunque stiamo a pari merito, forse più sulla seconda. I rocchettari sono svegliati sulla seconda. È la seconda che vi ho fatto sentire l'idea originaria. Sarà un perché. Dovrò trovare un senso ai pensieri, altrimenti vale tutto, cazzo. Invece non vale tutto. Soprattutto voi donne che leggete da noi che corrono sui lupi, coi lupi, sì, sui lupi. Ricordatevi l'istinto, saperlo leggere, l'istinto. Bye, cari. I love you. Alicia, I love you so much. No, questo è vero, cazzo.